Ci siamo occupati spesso del convitto nazionale Pietro Giannone di Benevento, storica istituzione scolastica nel centro della cittadina Sannita. Più volte a rischio chiusura per ipotesi di iniziative politiche sia a livello locale che regionale del tutto contrastanti tra di loro, che se da un lato miravano ad evitare il collasso della struttura, non hanno di fatto a tutt'oggi prodotto soluzioni idonee e definitive. Lo spiraglio per il rilancio che oggi si intravede è dato dalle ipotesi e dalle energie poste in campo dai dirigenti scolastici coinvolti. Rispettivamente la dirigente reggente del convitto nazionale, Anna Maria Morante, con il supporto del consiglio di amministrazione, e la preside dell'istituto comprensivo San Filippo di Benevento. Qual è la potenzialità del convitto Pietro Gianone di Benevento? Attualmente a disposizione del convitto al piano terra c'è un magazzino, una cucina e un refettorio che può contenere eh, tranquillamente e comodamente eh, fino a 80 eh, persone. Eh, poi ci sono sette aule, una sala professori, una sala danza con parquet un cortile ehm, all'aperto, una palestra eh, scoperta che adesso viene realizzata anche un campetto per eh, il basket. Al primo piano c'è una sala riunioni, la sala Dante denominata sala Dante, un laboratorio multimediale e alcuni locali attualmente adibiti eh, ad uffici per il personale ATA. Quali sono le prospettive didattiche del convitto con l'aggregazione all'Istituto Comprensivo Superiore San Filippo che, di cui lei è la preside? Eh, in effetti la delibera eh, della Giunta regionale ha dato forse questa opportunità di unione di due realtà storiche, quali il primo circolo didattico di Benevento, ora l'attuale eh, istituto comprensivo, e il convitto nazionale Giannone. Tutte e due le realtà eh, in, si trovano nel centro storico e quindi già quest'unione di queste due scuole antiche potrebbe essere un'idea, chiamiamola idea per il momento, interessante per costruire un polo scolastico nella città di Benevento. C'è un numero minimo di iscrizioni per il funzionamento del convitto? Sì, il numero minimo è di almeno 70 semiconvittori eh, iscritti con, alle attività appunto, semiconvittuali per i quali sono previsti eh, un organico di quattro eh, istitutori. Da qualche tempo si parla nei progetti di rilancio del convitto Giannone dell'istituzione del liceo europeo, che cosa ci può dire in proposito? L'istituzione del liceo europeo senza dubbio è un passo avanti per la scuola sannita, sarebbe un passo avanti. Bisogna lavorare su questa idea e per realizzarla bisogna studiare un poco i modelli che ci sono già esistenti e sarebbe auspicabile eh, attuarla anche qui. A Benevento. Da dirigente ai vertici da molti anni delle strutture scolastiche sannite, non ritiene scandaloso quantomeno imbarazzante che una sede così prestigiosa, storica, tra l'altro collocata nel centro della città e che ha ospitato anche all'Unifamosi non sia stata giustamente valorizzata e addirittura se ne è paventata in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi la chiusura? Certo, scandaloso, imbarazzante i termini utilizzati in modo corretto perché è una struttura di un valore storico e voglio dire, di un valore sociale che è stato un po' abbandonato, si è fatto un po' a scarica barile negli anni scorsi e ci auguriamo tutti che invece le prossime, i prossimi amministratori locali diano un impulso alla rinascita di questo prestigioso Uh, convitto nazionale di Benevento. Un po' di interesse, dico un po', ce ne vorrebbe tanto, ma almeno un minimo interesse per la scuola tutta. Siamo stati un po' trascurati noi operatori della scuola, quindi ci aspettiamo dal nuovo sindaco un messaggio proprio di rassicurazione che nel suo uh, discorso metta a un posto centrale La scuola che formerà, che forma i futuri cittadini di Benevento. Per quanto riguarda ehm, la, il fatto che mh, le amministrazioni non hanno dato molta importanza al convitto e hanno mh, perso una grossa possibilità, cioè hanno lasciato cadere una grossa possibilità per i cittadini tutti, si è detto già troppo, noi qui dobbiamo costruire e io mi aspetto proprio questo aiuto dalla futura amministrazione. Il convitto nazionale, e parlo anche dell'Istituto Comprensivo San Filippo, devono continuare a percorrere la loro storia. Eh, le amministrazioni locali, la provincia, il comune, ciascuna per la parte di propria responsabilità e di competenza, non hanno in questi anni mostrato grande interesse né posto in essere iniziative efficaci per il rilancio del convitto Giannone. Eh, secondo lei, quali sono i cambiamenti di rotta necessari e, soprattutto, cosa vi attendete dalla nuova amministrazione comunale, quindi dal nuovo sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative? Allora, Diciamo che nel mese di settembre è stato fatto un incontro anche con l'assessora Fortini della Regione Campania, eh, richiesto dai sindacati e anche dal sindaco attuale Fausto Pepe eh, e ciò ha portato poi a una delibera eh, in Consiglio regionale di accorpamento della, eh, del convitto all'Istituto Comprensivo eh, San Filippo. Eh, adesso ci si attende una parte operativa ovviamente perché eh, i buoni propositi devono trasformarsi in atti. Sicuramente l'amministrazione comunale eh, può mettere a disposizione eh, servizi di trasporto, servizi di eh, diciamo, accompagnamento a tutto ciò che può consentire il rilancio delle attività eh, convintuali. Eh, di contro l'amministrazione provinciale eh, invece eh, che ha la competenza sull'edificio sull scolastico ehm, Proprio, deve assolutamente cercare altri spazi per il liceo musicale che attualmente è, occupa eh, quasi tutto il piano terra eh, del convitto, perché questi spazi, appunto, servono eh, ai prossimi eh, fruitori del servizio del convitto. Eh, in effetti, il cambiamento di rotta mh, è immediato. È stato deliberato già dagli organi collegiali dell'Istituto dell San Filippo. È un progetto che prevede l'utilizzo delle attività di semiconvitto da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo, in particolare degli alunni della scuola media. Nella struttura dovrebbero essere svolte attività tipo facoltative della scuola nostra, già in essere da molti anni, come l'acquisizione da parte degli alunni della certificazione delle competenze informatiche, l'EIPAS e l'ente certificatore. Potremmo fare delle attività, le abbiamo già progettate alcune, sempre nell'ambito del ehm, convitto, ehm, di ehm, studio assistito da parte eh, con eh, gli educatori, figure eh, istituzionali nel, nel convitto e ehm, con la collaborazione dei docenti, quindi allargare l'offerta formativa per i genitori usufruire dei laboratori di danza, questa bellissima aula, per trattenere proprio nello spirito del convitto gli alunni nel pomeriggio, in effetti, e dare un servizio anche ai genitori che lavorano.